Hai fatto così anche tu? Sì. Che bravo. Siamo tornati finalmente insieme a registrare un nuovo mukbang di coppia. Sì, ho tanta fame. Oggi, allora intanto vi inoltro il menù di oggi che è panino con cotoletta vegetale. Panino con cotoletta vegetale perché i wurstel vegetali non li abbiamo. Come promesso, siamo qui per raccontarvi un po' come stiamo, cosa stiamo facendo e com'è andata la nostra terza gravidanza. Soprattutto la mia. Il parto e del Gabri. Il Gabri adesso sta dormendo e speriamo lo faccia ancora almeno per la prossima mezz'ora. Speriamo. Se riusciamo ve lo presentiamo, altrimenti vi metto qualche foto qua e là così ve lo presento. Tanto è tutto uguale a papà. È bello come papà. Bello, sì, bello. Bello, bellissimo. Come la mamma e il papà. E speriamo che l'audio sia abbastanza, insomma, soddisfacente. E devi dire qualcosa? No, che hai fame, lo sappiamo che hai fame. Qualcos'altro? È da tanto che non ti dico. È un pezzo che non faccio in ASMR, quindi boh. Non far casino, non perché sai che non casino. Va bene così di stare. Perfetto, okay. Perfetto, ti sente meglio la tua voce che non la mia. Ma dai, incredibile. Sì, è bello. Io vado per mangiare. E senti, c'è stato casino, te lo dico. Cosa fa? Vabbè, voi sapete che noi non mangiamo carne. Questi sono i soliti panini a base vegetale, però sono buonissimi, io ve li consiglio ogni volta. Io azzanno. Io lo taglio. Taglio a metà perché i bocconi così non riesco a farli. Ci ho messo anche del pomodoro questa volta, un po' di insalata e cipolla, no, perché non avevo voglia di tagliarla, che poi mi faceva la crema negli occhi. Vabbè, quanta fame hai, amore? Una pubblicità. Che figo. Cioè non facciamo mica in tempo a registrare il video perché tu hai già mangiato tutto il panino. Mangia con calma. Lo lascio un po' mangiare. Allora, stiamo incredibilmente registrando di giorno, infatti sentite gli uccellini che cantano, i miei genitori sono fuori col bambino, ci siamo organizzati bene questa volta, siamo stati bravi. Ma dove senti gli uccellini che parlano? Ah, senti? Che cantano? Adesso, fatalità, adesso non cinguetta più, ma un attimo, fa cinguetta. Singola che dobbiamo ristrutturare, quindi una volta che
abbiamo vicini adiacenti, insomma, che no, beh, abbiamo i vicini intorno che fanno casino, ma adesso no. Di solito allora che tagliano l'erba, tagliano le piante, tagliano, vabbè, no, caspita, tagliano le siepi, tagliano, mangeranno anche loro. Infatti, cioè, sentite, ma veramente è figo. Sì, sì, infatti. Io mi metto un po' di salsa. Sì, sarà un po' più casino quando ristruttureremo. Vabbè, là, qualche cosa faremo. Non so come andrà. La nostra super salsa. Ui. Ok. Mi prendi la maionese, anche un po' di maionese. Mangia, mangia tu. Le vuoi anche tu? Hai fame, no? Buono, vero? Ok, dai, raccontiamo un po' in questo mukbang, come vi ho anticipato in qualche video e anche nelle storie di Instagram, insomma, vi ho anticipato qualche tempo fa. Vorremmo parlarvi di com'è stata la nostra gravidanza, appunto, il parto, e com'è adesso la situazione familiare in 5. Allora, beh, gravidanza... Beh, è andata abbastanza bene. Sì, un po' tosta verso la fine. Ma più che altro perché noi... Cioè per il caldo? Sì, per il caldo. Beh, mamma mia, perché io... quest'anno è stato tanto caldo, quindi... Mamma. E poi ho avuto Gregorio Gioele in inverno, cioè marzo, febbraio-marzo, quindi non avevo mai provato l'esperienza della gravidanza estiva. No. E Carlotta condividiamo questa cosa e ci sosteniamo vicendevolmente su sta cosa. È stata... Cosa? Anche Carlotta ha avuto la bimba ad agosto. Forse perché anche gli ultimi mesi c'erano gli altri due a casa. Erano a casa da scuola. È stato un po' impegnativo. Non è stato la più semplice. Cosa che non mi era mai successa. Avevo il cavigliere così, dai piedi erano il cavigliere, così. A parte questo. A parte la caviglia gonfia. No, i piedi. Beh, le caviglie anche. I piedi. Per il resto non è andata male. Più o meno. Il caldo è stato... E vabbè, gli ultimi giorni... Perché alla fine io ho partorito qualche ora prima del giorno previsto. Ho partorito, e la data presa da parto era il 27 agosto, e io ho partorito il 26 alle 10 di sera. Quindi è stato puntuale, come Gioele. Gregorio non è arrivato una settimana dopo. Tanto 26 agosto. Allora, cosa è successo? Alle 10, 0 qualcosa. 0304. 0304. Così, che Marco era andato a farsi un giro in bicicletta. Da buon padre. Da buon padre, era andato a farsi un giro in bicicletta. No, me l'aveva chiesto, è stato via poco. E quando stava andando a farsi la doccia, o te l'hai appena fatta? No, era appena ritornato a casa. Non ti stavi? Ah, eri fuori. Ero fuori, mi ha detto come stai, è tutto bene. Sto bene. Lei è rientrata. E ho fatto Marco, lui è arrivato. Aveva già capito. Era arrivato dentro con gli occhi a palla. Così. E gli faccio, mi si sono rotte le acque. È corso a farsi la doccia. No, gli fa, andiamo in ospedale. No, gli ho detto, vai a farti la doccia. Vado a farmi la doccia. E ho fatto anche i capelli. Si è preparato. Io mi sono un attimo, non erano ancora partite le contrazioni e tutto. Mi sono preparata anch'io. Ho salutato i bimbi, lui ha chiamato sua madre che venisse qua con i miei genitori e siamo andati in ospedale. In ospedale, io, siccome stavo bene... Le 18 erano. Le 6, sì. Siccome io stavo bene, speravo mi mandassero a casa. Ma siccome il liquido amniotico che avevo perso era scuro, e quando è scuro di solito è sempre meglio andare in ospedale perché può esserci sofferenza fetale.
essere che il bambino non stia bene, per cui mi hanno tenuto lì, mi hanno monitorato con il sondino che misura il battito del cuore, la frequenza cardiaca, tracciato. Non mi ricordavo. E mi hanno lasciata nella stanzetta ad aspettare. Lui era fuori perché non poteva entrare, perché doveva fare il tampone prima. E mi hanno lasciato un'ora, un'ora di tracciato. Fortunatamente in quel contesto c'è stato il cambio turno con l'ostetrica. Allora partiamo dal presupposto che io non vado d'accordo con le ostetriche. Lei non va d'accordo con nessuno. Non è vero. Quell'ostetrica, la prima ostetrica con Gregorio, non mi sono trovata bene. La seconda sì, con Gioele è stata fantastica. La terza era partita male, perché finché stavo facendo il tracciato mi fa sei agitata, vero? Faccio, no, sono tranquilla, non ho ancora male. Beh, ma guardava il tracciato, probabilmente avevo la frequenza cardiaca un po' alta, che ne so, e avevo la frequenza un po' alta, e mi fa, beh, sì che sei un po' agitata. E ragiono, sai, non sono tranquilla, per il momento, insomma, sono ancora tranquilla. Beh, ma un po' sì. Vabbè, sì, sono agitata, ok, d'accordo. Ma che? Cioè. E intanto scrivevo col cellulare a lui, scrivendo un po' di parolacce, mandando le mie foto con le facce, come dire. Per fortuna c'è stato subito il cambio turno con un'ostetrica che è stata fantastica. Bravissima, non mi ha, ma proprio brava. Ha fatto. E finché aspettava, come se lei sapesse quando sarebbe arrivato il momento, piano piano iniziava a prepararsi un guanto. Questo, allora noi siamo arrivati alle 6, alle 7 e mezza eravamo in stanza, più tardi, sì. Alle 7 e mezza, alle 8, perché il tracciato è durato un'ora. Alle 8 eravamo in stanza insieme, perché ci hanno fatto il tampone di prassi, eccetera, con l'ostetrica. E finché ci parlava, che io controllavo, lei aveva iniziato le contrazioni, aveva iniziato a far male, perché, vabbè, ragazze, partorire fa male, è dolorosissimo, io è inutile dirti no, è inutile dirti no, è dolorosissimo. Io per scelta l'epidurale non l'ho mai fatta, e quindi è dolorosissimo, cioè non c'è niente da fare, però vabbè, poi passa tutto, e niente, e lei piano piano si preparava tutto, ci ha mangiato tutto il panino, io sono ancora la metà. Guanti, preparava il tavolino, si è messa tipo, e quando è stata pronta è arrivato il momento, vero? Cioè, come se lei mi toccava ogni tanto la pancia, guardava il tracciato e piano piano si preparava, mi toccava la pancia, guardava il tracciato, è stato fantastico. Quando lei era pronta era arrivato il momento, è arrivato il momento, no? È stata brava, particolare, bello. È stata duretta, vabbè, perché ad un certo punto non mi veniva più da spingere, e io sono rimasta un po' lì perché ho fatto una piccola emorragia e monitoravano quanto sangue perdevo, insomma, spero che non si dovrebbero, vabbè, se c'è qualcuno che si impressiona, lo metterò nel titolo, che questo è il tema delle mukbang. In ogni caso, vabbè, mi hanno fatto delle punture, siamo stati lì, lui era preoccupato perché lo fanno lì, che aspettavano. Perché gli altri due parti, cioè, nato tutto bene, insomma, nato tutto bene, lei era subito tranquilla, soprattutto con il secondo, con Gioele, mentre con Gabriele, la ginecologa e lo staff comunque erano un po' preoccupati, perché aveva perso sangue e non si fermava l'emorragia, perché l'utero non si contraeva. Vabbè, mi hanno fatto 3 punture, mi pare. Eh sì. 3-4 punture. Vabbè, e niente, siamo stati lì 2 ore. 2 ore lì in stanza. No, di più. Di più, a 3 ore. Di più, sì. Siamo stati in stanza. È nato Gabriele alle 10:03:04. Siamo stati 11.
fino alle 1. Fino all'una. Fino alle 1. Sono le 2. Sì, sì, hai ragione. Addirittura le 2. Insomma, vabbè. Sono tornato a casa alle 3 io. Ah, sì. Ci hanno portati in stanza e basta. Lì, stai lì in ospedale 2-3 giorni. Che oltretutto, col fatto che io ero al terzo figlio, l'hanno lasciato un po' in disparte. Nessuno mi cagava sostanzialmente. Cioè, tanto tu sei capace. Sì, ho capito. Sono passati 3 anni, magari se qualche dritta, non lo so. Invece no, nessuno proprio. Andavano dalla mia compagna di stanza, gli facevano vedere. E lei si arrangia, vero? No, da un lato va meglio così, sì, perché comunque ho ripreso mano subito. Tu hai le tue abitudini. E quindi. Però vai un po' come. Vai meglio. Ho lasciato un po' là. Ti sbatto. Anche perché in quella sera c'è stato tipo il record d'estate di nascita in quel weekend, in quella giornata. 26 bambine e 2 bambini. 28 e non sapevano dove mettere le gestanti, non sapevano dove mettere le partorienti. Eravamo nel reparto di ginecologia. Ci hanno trasferito di là e appunto 20, 28 parti, 28 nascite e 2 maschi. Gabriele e Filippo. E Gabriele è nato a 3,7 kg e 20 kg. 3,7 kg e 40 kg. No, 3,8. No, 3,7 kg e 20 kg mi pare. Beh, più ciccione. Vabbè, era enorme rispetto agli altri bambini, cioè. Vero? Io ne mangio un altro, mangio l'ultimo, poi lascio tutti a lei. No, no, mangiamo ora che io sono già piena. Vabbè, questo è stato il parto. Poi siamo tornati a casa. È stato accolto dai bambini con entusiasmo, anzi, c'erano tutti euforici, ti ricordi? Non pensavamo. No. Almeno io. Non pensavo. Poi, in realtà, a parte le prime sale dove dovevamo abituarci, nell'organizzazione, la preparazione per le nanne, oppure... con gli altri, capire un attimo. Come tararci, mi pare che siamo... No. No, lo stai dicendo, non sei convinto. No, sì, sì, sono convinto. Dobbiamo far meglio perché i bambini devono andare a letto un po' prima. Però insomma. Non eravamo abituati ad andare a letto così presto perché comunque l'asilo il più grande, Gregorio, dormiva e quindi alla sera, voglia o non voglia, prima delle 10:30, 11, non ha mai preso sonno, mai. Non so se i vostri bambini, se avete qualche bambino, dice anche le vostre. Vabbè, adesso ogni bambino è a sé. È a sé. Adesso invece. Adesso che non fa le nanne, il più grande alla sera è. K.O. Quindi 9:30, 10. Massimo. È già tardi. È già tardi. Alle 9 se facciamo la linea nanna, prende sonno alle 9. Ecco. Poi oggi devo fare anche basket, quindi stasera arriverà. Sì, ha iniziato l'attività fisica. Quindi basket, nuoto così, e quando arriva sera cioè è proprio cotto. Poverino. Poi lui ha un carattere impegnativo. Tutto lei. Impegnativo, è intelligente, tutto intelligente, simpatico, eccetera. Cioè, però è molto impegnativo. E soprattutto contro di lui, cioè. È uno scassapalle. Voleva dire un'altra parolaccia, non si può. E quindi sì. Noi vogliamo tanto bene. Ah sì, però bisogna imparare a gestire meglio ancora. Sera dobbiamo prepararci, dobbiamo gestire questo, però detto questo sinceramente stiamo, poi lei è brava perché il Gabri è un santo. Gabriele io non l'ho mai sentito di notte piangere. Lei, no, ma è bravo anche lui, cioè, lei si sveglia 2-3 volte per fare la poppata e io non l'ho mai sentito, quindi non lo lascio piangere perché poi va a influire tutta la giornata. Io mi sveglio presto, quindi riuscire a partire bene la mattina è già tanta roba, quindi arriva a casa la sera che... Ma anche per non svegliare i bambini, certo. Proprio, cioè... Comunque, ecco, Gabri è un figaccione della Madonna. Come vi ho già detto, assomiglia a tutta la mamma. Pesa quasi 6 kg, ma è proprio ciccione, è a 2 mesi e una settimana. Quindi proprio è un moraccione. Ha occhi scuri come Gioele, occhi scuri, capelli scuri.
Gregorio, non so. Sapete dove finiranno? Biondo, chi? No, ma mia sorella è bionda con gli occhi azzurri, quindi bionda. Vabbè, chiara con gli occhi azzurri, quindi mio nipote è biondo con gli occhi azzurri, quindi c'è un motivo. Tu papà. Tu papà gli occhi azzurri. Sì, vero. Ma Gregorio non hai gli occhi azzurri. Invece no, grigi. Grigio verdi. Perché ha una tonalità di verde. Ma dov'è che dov'è che è verde, Gregorio? Ma ti è ancora bevito dentro la Coca-Cola. Ma cosa stai dicendo? Cosa mi regali? Dobbiamo parlare di regali di Natale anche. Facciamo un altro mukbang. Oh, io ho già fatto la lista. È lunghissima. Sì. No, non possiamo regalarci niente perché dobbiamo sistemare la casa. Per sistemare la casa. È già lì, ragazzi. Comunque siamo talmente tanto organizzati che abbiamo anche iniziato ad andarci a fare l'aperitivo la sera. Ah, aspetta. La sera. Si dice per battuta tutto il presente. Quindi andiamo via. Beh, in macchina, già in macchina siamo un po' fuori legge, leggermente fuori legge, perché abbiamo i due seggiolini, lei qualcuno appoggiato fra i due sedili. Abbiamo preso una macchina a 7 posti, però deve ancora non arrivare. Vedo l'ora. Speriamo di tenerlo. Guardate i video. Ciao, commentate. Noi proprio ci sbattiamo. Pubblichiamo una volta ogni mai. Vabbè. Ci sbattiamo altamente i panini. Come nell'altro canale di Mukbang. Ma sì, no, noi non lo facciamo mai spolliciato. Lo facciamo sempre a metà, alla fine facciamo un video ulteriore. Quindi devo fare un'altra preparazione. Stavamo dicendo che lei è seduta sul culo. No, che andiamo a fare l'aperitivo con i bambini. Ci sentiamo fighi. A lui soprattutto si sente figo. Beh, certo. Perché la gente ci guarda un po' così. No, non so se ci guarda come partire. Oddio. Oppure così. Poveri Cristi. Perché comunque gli altri due stanno con i mezzi di trasporto, quindi bicicletta. Non partono. E non è che stiano tanto fermi, anzi. No, mai. Poi Gabri, Gabri è buono. Gabri, poverino, un santo. Ma riusciamo a farci l'aperitivo bello, figo. Ce la facciamo. È l'unico momento di svago che abbiamo. Ci serve. No, il bello è che anche i bambini iniziano a comportarsi in modo tale da poterci permettere di star seduti al tavolo e goderci l'aperitivo, quindi questa cosa è bella, insomma, ecco. Sì, ci permettono di bere l'aperitivo, quello è vero. Più o meno. Corrono sempre come degli scalmanati, ma non puoi pretendere che restino fermi lì al tavolo. Poi noi andiamo su in centro. Posti strategici. Ma posti strategici dove possono non ci sono correre. Macchine. Perché sennò. No, non si può. Quindi guarda che sono due queste qua. No, mangiale tu, mangia, basta, sono sazia. Vuoi anche il mio pezzo di panino? No, mangia tu, Noè. Sei sicuro? Anche io sono sazia. La vuoi tu, basta, sono sazia. Mangia tu. Io parlo. Tu mangia, io bevo. Almeno due bocconi miei. Vai piano che fa casino la carta.
la vostra zona relax, perché ci starò anch'io. Ok, dobbiamo farla bene però. Sì, allora, praticamente vogliamo mettere un divano con una televisione per lui quando si va a fare, vedere le partite, giocare con la play, fare le sue cose, il suo momento di... Giocare con la play? Credo siano 5 anni, no? Da quando è nato Gregorio che non giochi con la play? Giocare con la play, così. E poi un mio angolo di registrazione, esatto. Tutto mio. Ma ci sarà una... Io vorrei mettere una scrivania. La nicchietta per me, con la tenda per fare... Ma no, no, tenda. Tenda? No. No, devo mettere per qualcosa dietro, una rella col verde, col green screen. Ma faccio fare i video col green screen. Ok, ma no, che sei nebbi dentro. Ma no, però dovremmo pensare come allestire il mio spazio. Ok, ci penseremo. Ecco, adesso metto stop e discuteremo. Non me ne sbatte, non voglio, no. Esatto, ma noi le possiamo tirare la tenda a metà stanza, a metà tua, a metà mia. Oh, non mi piace. No, noi troviamo una bella soluzione, non ti preoccupare. Okay, okay. Però avere lo spazio dove mettere tutte le mie cose. Adesso praticamente queste cose qua sono dentro uno scatolone dove ogni tanto vanno a dormirci anche i gatti, cioè non è fattibile, no? Ah, ok, saluto tutti. Stiamo degenerando. Ok. Stiamo devi fare il riposino come i bambini prima di entrare a lavorare, perché sennò. Basta, abbiamo parlato un po' di tutto e di niente, come sempre. Allora speriamo di avervi tenuto in compagnia e che il nostro mukbang durato 20 minuti quindi, e 5 secondi vi sia piaciuto. La prossima volta dite che mi spari un panino e mezzo. Cioè, hai ancora fame? Ma veramente? Hai un mezzo panino? Starà dormendo di sicuro, quindi non lo possiamo presentare fisicamente, però vi metto qualche foto, tipo una qua. Una là per vedere la somiglianza. No dai, foto molto discrete. E ci vediamo al prossimo momento.